Buon pomeriggio ragazze! Ciao! Siamo dopo secoli e secoli, faccio un vlog per la vostra gioia, me ne richiedete sempre tantissimo e ogni volta che vloggo bene o male c'è questa mucca perché... Siamo sempre nelle vicinanze. Vero? Sì, abbiamo fatto... scusate i capelli un po' legati ma fa caldo. Dicevo scusate i capelli un po' legati ma fa caldo. Stiamo entrando praticamente al... Oddio! Ok, stavo rimanendo incastrata così dentro la... Sapete, no? Queste entrate con la rotatoria, come si chiama? Non le facciamo? No! Comunque, quindi niente, siamo qua al Lingotto a fare delle commissioni. Posso dirvi nulla. Ecco, aspettate che si sono allontanati. Praticamente... Adesso facciamo una sorpresa a Federico e lo portiamo al cinema. Scala mobile e tanti tanti negozi. Ciao amore! Ciao bimba! Sono Batman! Va bene, adesso è il... Ops, ho dimenticato di tagliare il cordino. È il momento della verità. Coca-Cola? Coca, te la pesca o te la limone? Te limone o vuoi la Coca-Cola? C'è o Coca o? O te limone o te la pesca? Coca-Cola. Coca-Cola, Coca-Cola. Fai popcorn. Che belli! Questi siamo gli ricchi. Okay, quello me lo devi regalare a me, eh? Sì. Maxi cesto. Bisogna sempre fregarne uno. È una prassi, vero? Vedete a prendere le caramelle, vai. Marshmallow, senti un vedere... Bravo, dai, poi... Queste qua sono liquirizie, ma non sono, sono un po' dure, non ti piacciono tanto. Ah, lo so, giusto giù. Vai, vai, guarda quante ce n'è, c'è le stelline. Guarda, le vuole bananine? Sì! Bananine! Queste altri sono bananine. Come si riesco a prenderla? Tanto poi ci sono anche i sacchettini. Eh no, finito. Allora, siamo al cinema, pausa. C'è la pausa breve. Caramelline! Lui si è preso, Ricky gli ha preso il non riesco a farvelo vedere, è troppo in là, comunque ve lo faccio vedere. Vai tu. Il menù bimbi con sacchettini di popcorn, caramelle, Coca-Cola, questo qua fatto così. Poi gli hanno regalato gli adesivi del film. Siediti amore che un minuto inizia. E Ricky è andato a prendere un'altra Coca-Cola. E perché? Perché aveva sete, noi l'abbiamo già finita. Siediti amore. E niente, tra poco arriva e tra poco inizia, quindi a dopo. Bello, 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 bello. Ci siamo veramente... Io mi faccio una corsetta. Ancora? Bagno, come fuori pipì. Vado sia di là che di là. No, di qua il bagno, di qua, di qua. Vai. Veramente carino. Oh, ho fatto 2 gradini e sono già... Adesso... Tappa al bagno, tappa obbligatoria al bagno. Ci fosse un'immagine del cartone, facevamo una foto. Solitamente si trova sempre una
Vediamo se c'è magari di là. Pipì, vieni Fede. Guardateli laggiù. Si sono fatti una... Ah, stanno continuando a correre. Stanno facendo una sorta di staffetta. Buongiorno. Allora, preparo la colazione. Oggi ovviamente è il giorno dopo. Ieri non sono più riuscita a vloggare perché ero stanchissima, ero distrutta. Mi stanco molto facilmente. E niente. Adesso preparo il latte a Fede che d'estate. Mamma mia che faccia ragazza. Due occhiaie pazzesche. D'estate lo vuole sempre fresco il latte. E facciamo colazione e poi mi attivo a fare i letti, fare tutte le cose di casa. Mi sono un attimino ripresa, anche se le occhiaie ci sono ancora, sempre un sonno incredibile. Comunque, a parte ciò, era giusto questa diciamo intro per dirvi che sto facendo, diciamo che oggi sarà appunto un vlog più che altro casalingo perché ho un bel po' di cosine da fare. Tra l'altro sono qua con l'aceto Cry, se vi può interessare, perché ho messo a bagno il quadrante della doccia, quindi ho fatto acqua e aceto. Io ultimamente, ma già prima, però adesso ancora più di prima, faccio molto più attenzione, preferisco utilizzare l'aceto che ha mille funzioni come sgrassante, addirittura come anticalcare, lo utilizzo tranquillamente, mi fa dei vetri della doccia che sono spettacolari, quindi preferisco utilizzare, soprattutto ora che sono appanzata, queste cose più naturali, diciamo. Quindi devo fare appunto queste due cose, quindi il quadrante, i vetri della doccia. E poi Ricky ieri ha fatto un po' di lavoretti al mattino, al pomeriggio sono andati al cinema, al mattino abbiamo sgobbato, io tra pulizie e cose, e lui ha fatto i lavoretti, tra cui appendermi questo qui che adesso mi devo svuotare, pulire bene nei buchi con l'aspirapolvere, dare una bella pulita, vedere un attimo cosa da buttare, cosa no, perché prima era appeso qui alla porta, infatti non la riuscivamo mai a chiudere. Ora abbiamo anche cambiato le maniglie, le abbiamo messe nuove e la porta si chiude. E quindi vlog super casalingo, quindi spero vi piaccia. Mi spiccio, ci vediamo dopo. Voilà, lavoro finito, vi faccio vedere molto velocemente. Allora, qua ho messo il phone perché nell'armadietto sotto era veramente scomodissimo. Qua c'è dei proteggi slip, qua ho messo tutte le cose, diciamo, da che ne so, le ricariche per lo spazzolino elettrico, questo spray per l'alito fresco che profuma di super menta, che usiamo mai, la mia ricarica per lo spazzolino, insomma tutte cose, e un burro cacao, diciamo così, no? Così. Qua abbiamo già detto, qua ho messo tutte delle cose per capelli, tinta, tipo questo è il pennellino che uso per fare la tinta. Qua ci sono dei trattamenti e dei balsami che ho avanzato dalle tinte che ho fatto. Poi qua c'è, vabbè, una maschera viso messa lì perché è un campioncino, e questo qua anche che ho avanzato sempre da una tinta. E questi qua che sono i cristalli liquidi rivitalizzanti, quindi tutta la parte capelli, diciamo. E accanto tutte forcine, elasticini, tutte cose che trovo a random al volo le metto qui, così ce le ho portate di mano. Poi qua ho messo la mia piastra per capelli, che tra l'altro non ne può più, dovrei cambiare, e la prossima che acquisto è quella a vapore, ne ho già adocchiata una che non ha un prezzo alto, ecco. Poi qua ho messo solventi e portalamette che per ora non utilizziamo. Qua tutte le mie spazzole, questa e questa sono quelle che uso di più, e poi questa è quella per quando faccio la piega. E poi qua ho messo cose, vabbè, tutte cose per piedi, questo qua è il dottor Schull, quello che gira, vabbè, una lametta nuova e le Depil Zero. E basta, per ora l'ho organizzato così, poi piano piano vedremo.
Allora, sto per frullare il minestrone, perché ho fatto il minestrone di verdura, perché avevo voglia di verdure. In realtà l'ho fatto per stasera, però Fede lo voleva già a pranzo, quindi a lui lo faccio per adesso. Per me Ricky lo tengo per stasera. Sentite rumori strani, e Fede che gioca. E io penso mi farò un semplice pomodoro con la mozzarella. Adesso frullo tutto perché ci piace frullato. Ok, qua c'è il minestrone pronto per stasera. Così lo facciamo raffreddare, perché d'estate lo mangiamo veramente semitiepido. E qua c'è già il piattino pronto per Federico, che adesso attendo solo che si raffreddi un po', perché altrimenti non me lo mangia. E mettiamo parmigiano e formaggino. E poi vabbè, qui ci sono i miei pomodori a disinfettare, ma è quasi ora di toglierli perché devono stare più o meno un quarto d'ora. Questo è da sistemare. E niente, adesso questa padella qua l'ho già tirata fuori, perché devo anche fare la caponata. Ho i peperoni assolutamente da fare entro oggi, quindi dopo li tagliuzzo e faccio la caponata, ma fatta a modo mio, nel senso che faccio giusto peperoni e patate. Ecco qua il mio piattino di caprese, buon appetito. Stiamo per aprire questo giochino qua che abbiamo preso poi ieri, non abbiamo più filmato ieri. Dopo il cinema abbiamo fatto un giro nella galleria, c'era Toys, ha voluto fare un giro. E c'erano questi specie di giochi, una serie di giochi da viaggio, diciamo un po' più piccini, e costava pochissimo, 4,99 €, quindi glielo abbiamo preso così impara a giocare a battaglie navali, io ci giocavo sempre da bambina. E quindi ora spacchettiamo insieme a voi, senza spaccare tutto, vediamo se riusciamo. Aspetta, forse no, qua capito. C'è la linguetta. Qua c'è lo scotch. Piano. Ho appena visto un sacchettino. Forte, vedi, dobbiamo prepararlo bene tutto, staccare tutte le pedine. L'altra cosa. Qua ci sono tutte le navi. E qua dentro. E qua c'è la valigetta. Appoggialo qua così vedono, che si apre da qui. Vedi? Voilà. E poi tiri su questo, lascia giù, tiri su questo qui, tiralo su tu che hai due mani. Si mette dritto in piedi così, così l'altro non guarda, vedi? Ma perché non dovrebbe guardare? Adesso ti spiego come si gioca, lui non ha mai giocato. Qua ci sono anche questi qua. Che carino, fai piano perché sennò si spacca, è molto carino. Allora ragazzi, aggiornamento. Alla fine ce l'ho fatta staccare tutti questi, che vi giuro mi sono dovuta riposare mezz'ora perché avevo il dito distrutto. Di qua tutti questi e di là, perché adesso di là c'è Ricky che sta giocando e ciao, e al telefono, scusatelo. E quindi niente, queste sono le mie navi e qua c'è quello che ho sparato. Fede non c'è, torna poi stasera, sarà contento di trovare il suo giochino sistemato.